Allora, Nicola, missione compiuta, serviva una vittoria per essere primissimi in questa Champions. 18 set vinti, 0 persi, percorso netto finora, hai ruotato tutta la rosa, risposte importanti da tutti, continua il nostro buon momento. Sì, spesso dico che delle partite così sono quelle più pericolose per stare in campo, rischiare anche di farti male, perché delle volte loro non hanno niente da perdere, sono già fuori, noi siamo già primi, quindi è una ricetta, potrebbe essere di un disastro. Però ragazzi sono stati bravi, abbiamo lavorato, infatti gli ho detto prima della partita di provare a lavorare sulle nostre cose, di migliorare le piccole cose che ognuno di loro lo sa già che deve migliorare, deve lavorarci sopra, e sono stati bravi, abbiamo controllato sempre la partita e sono contento perché tutti hanno avuto, tutti quelli che possono giocare hanno giocato, per cui va bene così. Senti, sta terminando la giornata, domani ci sarà un appendice con un paio di recuperi, squadre fortissime sia nella fascia delle prime sia in quella delle seconde, no? Abbiamo visto oggi lo Zenit San Pietroburgo che probabilmente sarà fra le seconde, adesso si incomincia a ballare, no? Come si dice in gergo in Champions. Non ti dico che avversario ti aspetti perché forse uno vale l'altro, ma insomma, quanto è importante questo primo posto? Questo te lo chiedo. Allora, il primo posto è importante sotto tanti punti di vista, ma quello più importante è che nella eventuale abbiamo il vantaggio del Golden State in casa, e quando devi giocare contro una delle più forti squadre europee, questo non è da poco. Tutto il resto, avendo l'esperienza dell'anno scorso che dicevamo no, guarda, solo non Civitanova e Kazan, Civitanova e Kazan, per cui se io credo che noi siamo una squadra che è talmente, non dico che è talmente forte perché sembra presuntuoso, che gli altri devono avere questi pensieri di non incontrare noi, non viceversa. Noi abbiamo il nostro percorso, noi facciamo le nostre cose al meglio che possiamo, miglioriamo da settimana in settimana, e secondo me saremo pronti per quelle sfide lì, chiunque ci arriva a giocare i quarti. Sarà una partita difficile perché arriverà tre giorni dopo, speriamo tre giorni dopo la finale di Coppa, per cui sarà veramente difficile chiunque noi prendiamo, e chiunque sarà una partita tosta, perché comunque vuol dire che sono stati bravi a qualificarsi nella seconda fase, per cui non guardo chi è avversario, noi dobbiamo come sempre guardare la nostra parte del campo e giocare il meglio che possiamo.